prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie al Signore con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Carissimi, siamo stati convocati nella preghiera e nel silenzio, ricco di pensieri, dalla morte dei nostri fratelli e amici, Gregorio, Pasquale, Antonia, Stefano e Tommaso. La morte sempre porta con sé pensieri e riflessioni che aprono ampi spazi alle domande più che alle risposte, soprattutto quando essa ferisce i nostri affetti e chiama persone, giovani. Preferiremmo il silenzio più che la parola, perché è difficile ammettere la nostra incapacità ad essere vittoriosi sulla morte. Ma siamo qui anche per rendere presente in mezzo a noi il mistero della morte e della resurrezione del Signore, che ha incrociato la vita dei nostri fratelli e la sua parola diventa per noi necessaria. Solo Gesù, che ha vinto la morte e il suo potere, può essere parola che salva e parola che ancora dona speranza. Rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo insieme: perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cristo, su questa terra hai piantato la tua croce di sofferenza e di amore per condividere il nostro morire e renderci partecipi del tuo risorgere. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Cristo, a causa del peccato è stata piantata in questa nostra vita la croce della morte e del dolore. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce è redento il mondo. O Cristo, anche oggi la morte crea in noi scandalo, paura e sofferenza. Ma la tua croce è segno di vittoria e vince anche le nostre croci. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Cristo, i nostri fratelli Gregorio, Pasquale, Antonia, Stefano, Tommaso condividono ora con te il mistero della morte. Dona loro di condividere anche la gioia della festa eterna. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Cristo, con la tua morte hai vinto la nostra morte. Noi innalziamo presso i nostri fratelli la tua croce come segno per noi di speranza e per loro di vita senza fine. Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Dio dei vivi e non dei morti, tu vuoi che colui che ci ha lasciati sia oggi per noi colui che ci riunisce. La morte dei nostri amici ha fermato i nostri pensieri e le nostre occupazioni e ci ha condotto nel profondo di noi stessi, del nostro vivere e del nostro morire. Per motivi a noi misteriosi, hai chiamato accanto a te nella vita che non tramonta questi nostri fratelli. Fai rifiorire la loro giovinezza nella tua dimora di luce e di pace. Dona loro di godere della tua presenza e di attenderci un giorno per la festa che non ha fine. Te lo chiediamo per Gesù tuo figlio che hai liberato dalla morte e ora vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua e riposali in pace. Amen. Terzo mistero doloroso, contempliamo l'incoronazione.